Alla base di credito in cassa ci sono misure semplici e rapide, ha osservato l'assessore Garavaglia sottolineando che si è scelto una soglia minima di credito, appena 10.000 euro, allo scopo di andare incontro alle esigenze delle piccole imprese, la spina dorsale del nostro tessuto produttivo, ha detto l'assessore che sentiamo ai microfoni di Fabio Pasini. Assessore, avete detto un meccanismo semplice, sì. Ipotizziamo, la stanno ascoltando da casa, cosa deve fare un imprenditore che ha crediti verso un'amministrazione? Molto semplicemente ci porta la fattura e la regione glielo anticipa, tutto qua. Chiaramente il comune deve dire che la fattura esiste, ma ci mancherebbe altro, in Lombardia questo è un falso problema. Dopodiché il comune ha tutto il tempo possibile e immaginabile per pagare, restituire i soldi a Finlombarda, fino a 36 mesi, quindi problema superato. La situazione debitoria della regione, ci si domanda, la regione aiuta gli enti locali e le imprese? Sì, la regione non ha debiti scaduti perché paga 65 giorni, quindi non è un problema per la regione. La regione Lombardia appunto ha l'obiettivo addirittura di pagare a 45 giorni, quindi siamo già più o meno in linea con la direttiva europea, però vogliamo fare meglio dei 60 giorni e arrivare a 45. Per dare l'idea, la media nazionale è 180 giorni, con punte nelle regioni del sud superiori ai 300 giorni, quindi i 45 giorni per il resto del paese sono fantascienza, per noi è una realtà.